Eccoci e bentornati sul mio canale. Dopo aver decretato il miglior fucile a pompa di Call of Duty Ghost, oggi andiamo a vedere qual è il miglior fucile d'assalto. Come potrete ben immaginare, nel senso, non ve lo dico, facciamo prima la classifica, ma poi lo capirete bene. Allora, io all'ultimo posto metto pari merito l'SC-2010 e l'SA-805, che con i quali io praticamente non riesco proprio a giocare. Al penultimo posto mettiamo il FAD insieme all'MSBS, che è quell'arma che praticamente spara tre colpi a raffica, però una cadenza non male, nel senso, se si prende bene la mira è una buona arma, soprattutto ha un danno molto interessante. Poi praticamente mettiamo al quartultimo posto, quindi al quarto posto, la RX-160, al terzo posto l'Honey Badger, al secondo posto il Remington R5 e ovviamente al primo posto la K12, anche se, come avevamo visto nell'arma migliore del gioco, certe volte e in certe mappe il Remington R5 secondo me si può equiparare alla K12. Non so perché l'Honey Badger ne parlano tutti bene, ma io sinceramente non ci riesco a giocare, anche se ci metto il calcio, non lo so, mi rincula troppo, non riesco proprio a fare la differenza con quest'arma, non lo so, dipenderà dalla mia connessione, sarà il mio stile di gioco, ma non riesco sinceramente a fare belle partite con quell'arma, quindi secondo me la K12 fa veramente la sua sporca figura, è veramente il fucile d'assalto per eccellenza di Call of Duty Ghost, come era la N su Black Ops 2, secondo me veramente armi devastanti. Come abbiamo fatto per i fucili a pompa? Consigli di gioco per l'utilizzo dei fucili d'assalto. Allora, quando utilizzate i fucili d'assalto, le tattiche secondo me sono praticamente due. O mettete insieme sia la prontezza, cioè dopo uno scatto potete sparare più rapidamente, quindi l'arma è già pronta, il gioco di prestigio, perché se non utilizzate i caricatori aumentati vi servono a prescindere, e soprattutto, essendo un fucile d'assalto, un accessorio e quindi una specialità che sicuramente dovete mettere è l'estrazione rapida, perché vi permette di mirare più velocemente, quindi quando andrete a premere, in questo caso utilizzando appunto il joystick della PlayStation 3 L1, quindi per portarci a noi il mirino, sarà molto più veloce e quindi molto più facile, come se fosse una mitraglietta. Quindi quando utilizzate i fucili d'assalto, secondo me prontezza, estrazione rapida e gioco di prestigio sono tre specialità che dovete mettere assolutamente. Per quanto riguarda invece gli accessori, parlando di AK12, vi consiglio il silenziatore e o il calcio o i caricatori aumentati, mentre per quanto riguarda il Remington io vi consiglio il mirino, perché sinceramente il Remington col mirino a mio avviso fa la differenza che non, quindi il classico mirino laser, mirino reflex di precisione, e ovviamente il silenziatore. Però se poi, nel senso, vi volete divertire, potete mettere anche freno di bocca, perché diventa veramente devastante con freno di bocca e Remington, mentre con il l'Honey Badger stesso discorso, il silenziatore già ce l'ha, quindi potete mettere caricatori aumentati o calcio, ma è ovviamente anche qui il mirino reflex di precisione, perché anche il l'Honey Badger secondo me con il mirino ha un qualcosa di più che non averlo. Quindi questa era la mia classifica, vi ripeto i tre posti: terzo posto l'Honey Badger, secondo posto Remington R5 e primo posto l'AK-12 come miglior fucile d'assalto di Call of Duty Ghost. Fatemi sapere, come sempre, anche voi la vostra classifica, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, ovviamente il vostro podio, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.